democrazia. Nonostante lo stop registrato ieri, 5 Stelle non ritengono chiusa la partita di governo. Il centrodestra non è unito, ha sottolineato Di Maio, e il dialogo con Salvini può riprendere. Vediamo con Alessandro Gamberi. La delusione nei confronti degli ultimi passi di Matteo Salvini c'è. La speranza in un passo di lato di Berlusconi e di Forza Italia per far partire un governo del cambiamento aveva spinto Di Maio all'ottimismo, ma il leader della Lega, fermo sull'unità del centrodestra, ha costretto Di Maio a rimodulare il discorso, perché così il ragionamento Salvini si obbliga a due strade, un governissimo o si torna a votare. C'è poi la stoccata in contropiede di Berlusconi, un fuoriprogramma che ha costretto la Lega a prendere le distanze. Dimostrazione plastica, secondo il movimento, delle divisioni nel centrodestra. E quindi non tutto è chiuso nel dialogo con il Carroccio, la sinergia istituzionale resta, così come la convinzione comune che si debba dare al più presto un governo al paese. La situazione in Siria e le esigenze dei cittadini italiani richiedono un governo serio che si metta a lavorare da subito. Il 4 marzo gli elettori hanno dato un messaggio chiaro: basta governi che pensano a risolvere le proprie dinamiche interne anziché risolvere i problemi dei cittadini. È necessario un governo del cambiamento e noi siamo pronti. L'orizzonte è chiaro, il comitato scientifico a cui Di Maio ha chiesto di studiare i programmi elettorali per cercare una sintesi comune dovrà comunicare i risultati entro il 30 aprile. Il giorno prima ci saranno le elezioni in Friuli, la convinzione è che quella tornata elettorale assieme al Molise la settimana prima sarà il punto di non ritorno per le trattative.